Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, ragazzi, questo non è il solito video dove vi parlo del mondo high tech, di tecnologie, video recensioni, videoguide, applicazioni. No, non è questo tipo di video, ma parlerò, beh, diciamo di un gadget, ma non fa parte del mondo high tech, perché proprio nei giorni scorsi vi ho pubblicato alcuni video che ritraevano lui, ovvero questo cosino colorato a sei facce chiamato cubo di Rubik. E devo dire che da parte vostra ha suscitato non poco interesse, devo dire veramente interessato a molti di voi. Allora, cosa ho pensato di fare? Sul mio profilo Instagram vi ho pubblicato un sondaggio là dove vi avevo chiesto se volevate una serie dedicata a lui su YouTube o su IGTV, e il buon 80% di voi ha votato per la piattaforma YouTube. Quindi io partirò facendo questa serie su cubo di Rubik e la sua risoluzione, ma prima voglio insegnarvi a leggere e scrivere le mosse del cubo di Rubik. Quindi direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito dopo la sigla. Allora, amici di Mythical Snake, qua vi ho preparato tre esempi di mosse scritte, quindi vedrete l'apostrofato R2 2, ma sicuramente vi state chiedendo: ma cosa sono quei simboli scritti, quei numeri, quelle lettere? Ma soprattutto come bisogna applicarli al cubo di Rubik. Allora, spostiamoci sul display centrale, là dove già ho annotato tutto, ed ecco qua. Allora, come potete vedere, ho già scritto tutto e ho scritto i significati di tutte quelle lettere che avete visto in precedenza sull'altro display. Allora, prima di tutto dobbiamo avere un cubo di Rubik risolto in questo modo. Ok? Una volta che abbiamo procurato il nostro cubo di Rubik già risolto, dobbiamo avere una posizione di setup. Posizione di setup vale a dire avere un punto fisso. Io, per esempio, parto mettendo il rosso verso il basso e il giallo di fronte a me, in questo modo qua. Ok? Un'altra cosa da considerare prima di una soluzione che voglio dirvi è che riguarda i centrali. I centrali non subiscono movimenti, quindi possiamo fare qualsiasi rotazione con il nostro cubo, non subisce movimenti. Ok? Quindi rimane invariato, in modo da avere la posizione di setup iniziale per poter applicare quegli algoritmi. Allora, come dicevo, posizione di setup rosso verso il basso e giallo di fronte a me, e partiamo da quella che è la prima lettera, ovvero R. R contraddistingue il lato destro. Quindi cosa vuol dire? R, se vediamo scritta la R, il lato destro esegue una rotazione in senso orario. Quindi, posizione di setup, rosso sotto, giallo di fronte a me, ed andiamo ad effettuare la rotazione in senso orario del lato R, eccolo là. Ok? Quindi lato destro in senso orario, in questo modo qua. Ok? Quindi ho applicato la formula R. Ma se invece vedo scritta la lettera R apostrofata, vuol dire che il lato destro del cubo deve effettuare una rotazione in senso anti-orario. Quindi, sempre mettendo il rosso sotto e il giallo di fronte a noi come posizione di setup, il lato destro, ovvero R apostrofato, deve effettuare una rotazione in senso anti-orario, in questo modo. Ok? Quindi R in questo modo qua, R' in questo modo, quindi R orario, R' antiorario. Andiamo avanti. L sta a contraddistinguere il lato sinistro del cubo, quindi L, se vediamo scritta la L, sempre con la nostra solita posizione di setup con il cubo, lato sinistro è questo qua. Quindi, se vediamo scritta la L, il lato sinistro effettua una rotazione in senso orario, in questo modo qua. Ma se io vedo scritta la L apostrofata, come in questo caso è l'apostrofata, vuol dire che il lato sinistro del cubo effettua una rotazione in senso antiorario. Esattamente così. Quindi L L'. Andiamo avanti. Se noi vediamo scritta la lettera F, la lettera F sta ad indicare il lato frontale del nostro cubo di Rubik. Quindi, lato frontale, in questo caso tutta la facciata gialla. Ma
Poi vabbè, potete iniziare il cubo come volete, ma la lettera F va ad identificare il lato frontale del cubo, questo qua. Quindi sempre posizione di default, rosso sotto e giallo di fronte. Se vediamo scritta la lettera F, il lato frontale del cubo, tutta la facciata frontale, deve subire una rotazione in senso orario, in questo modo qua, ok? Ma se io vedo scritto F', ok, F' vuol dire che il lato frontale del cubo deve subire una rotazione in senso antiorario, in questo modo qua. Quindi, ricapitolando, lato frontale del cubo, F', ok, andiamo avanti. Se noi vediamo scritta la lettera B del cubo, vuol dire che la lettera B riconosce il lato posteriore del cubo. B sta come back, quindi lato posteriore del cubo. Posizione di setup, rosso sotto, giallo di fronte a noi. Il lato posteriore del cubo è questo anello sul lato posteriore. Quindi se noi vediamo scritta la B, lato posteriore in senso orario, quindi B, il lato posteriore del cubo fa una rotazione in senso orario, in questo modo qua. Ma se io vedo scritta B apostrofata, ovvero B', ok, il lato posteriore del cubo, tutto questo qua, deve subire una rotazione in senso antiorario, così. Quindi, ricapitolando, posizione di setup, rosso sotto, giallo di fronte, e il lato posteriore del cubo è questo qua, quindi B'. Andiamo avanti. Se noi vediamo scritta la U, come in questo caso qua, ve la evidenzio con il mouse, eccola qua, ok, eccola qui, lato U, lato superiore in senso orario, il cubo di Rubik, ricordiamoci sempre la posizione di setup che io vi ricordo ogni qualvolta che muovo il cubo, rosso sotto, giallo di fronte, il lato superiore del cubo è questo qua, quindi lato superiore U, se noi vediamo scritta la U su di una mossa, su di un algoritmo, vuol dire che il lato superiore subisce una rotazione in senso orario proprio in questo modo, U. Ma se invece vedo scritta la U apostrofata, ovvero U', vuol dire che la parte superiore del cubo di Rubik effettua una rotazione in senso antiorario, così. Quindi, ricapitolando, lato superiore del cubo, se lo vediamo scritto, se noi vediamo scritto U, una rotazione del lato superiore in senso orario. Ma se io voglio fare una rotazione antiorario che viene riconosciuta dalla U apostrofata, come in questo modo, ok, vuol dire che il lato superiore fa una rotazione in senso antiorario. Abbiamo quasi finito, poi dopo vediamo alcuni algoritmi. Allora, scendiamo più in basso, che in questo caso D sta ad evidenziare, ovvero sta a riconoscere il lato inferiore del cubo di Rubik. Quindi, sempre posizione di default, posizione di setup, chiamatela un po' come volete, rosso sotto, giallo di fronte a voi, ed andiamo ad applicare la lettera D, come in questo caso, lettera D, lato inferiore del cubo, quindi tutto il lato inferiore, che sarebbe questo qua. Ok, quindi se io vedo scritto D, lato inferiore del cubo fa una rotazione in senso orario, in questo modo qua, ok? Ma se io vedo scritto D apostrofato, ovvero D', vuol dire che il lato inferiore del cubo, ok, il lato inferiore del cubo va a fare una rotazione in senso antiorario, in questo modo qua. Quindi, ricapitolando, D', poi questa notazione scritta ve la metterò qua in basso in descrizione a questo video. Per esempio, se noi vicino ad un lato di questo vediamo il numero 2, come in questo caso, vedete, se invece vicino ad uno di questi lati vediamo il numero 2, per esempio R2, che sarebbe lato destro, in questo caso, se vediamo scritto R2, vuol dire che il lato destro del cubo fa due rotazioni in senso orario, quindi R2, 1 e 2. La stessa cosa vale se noi vediamo R'2, quindi vuol dire R'2, il lato destro del cubo effettua due rotazioni in senso antiorario in questo modo. Dopo aver visto un po' com'è la notazione del cubo di Rubik, andiamo un po' ad applicare alcuni algoritmi. Allora, vi faccio una piccola rinfrescata prima di andare agli algoritmi. Allora, R
R', L, L', lato frontale, F, F', lato posteriore, B, B', lato superiore, U, U', lato inferiore del cubo, D, D'. Ok? Adesso andiamo a vedere come applicare questi algoritmi scritti. Allora, ecco gli algoritmi che vi ho mostrato all'inizio di questo video, quindi L', L'. Adesso vi spiego un po' come si applicano, come si leggono e come si applicano. Allora, per esempio, io parto dal mio colore di partenza che è rosso e devo posizionare l'ultimo cubetto rosso, ovvero un angolo. Allora, cosa faccio? Visto che devo partire dal lato sinistro, l'ultimo cubetto rosso me lo metto sulla parte alta a sinistra, proprio per far combaciare questo algoritmo qui. Quindi come bisogna posizionare il cubo? In questo modo, mettendo l'ultimo cubetto, in questo caso nell'angolo alto a sinistra, e vado ad applicare quell'algoritmo in modo da poterlo inserire qua in basso. Quindi colore di partenza verso il basso e l'angolo verso l'alto, con il cubetto rosso, l'ultimo cubetto rosso da posizionare in alto a sinistra. Quindi come bisogna applicare quell'algoritmo? Quindi L', così, U', L, ed ecco qua. E io ho posizionato l'ultimo cubetto, quindi facendo L', U', L sono andato a posizionare questo cubetto qua in basso. Poi ovviamente dipende dai casi, anche se voglio dirvi già in anticipo, alcuni algoritmi possono essere specchiati, quindi ripetuti in modalità speculare. Per esempio, se io voglio applicare l'esempio numero 2, l'algoritmo numero 2, dobbiamo riconoscere il caso dove bisogna applicare questo algoritmo. Allora, io già vi ho preparato questo caso qua. Per esempio, io devo passare questo cubetto rosso qua in basso, quindi invertirlo, nello stesso tempo sistemare verde e bianco. Quindi, dato che dobbiamo partire da un lato sinistro inverso, ovvero L', il cubetto rosso che sta qua nella parte bassa dobbiamo metterlo così, in questo modo, in basso a sinistra, in modo da iniziare da L', ovvero lato sinistro. Quindi cubetto rosso qua in basso sul lato sinistro, ed applichiamo questo algoritmo. Quindi L', U', L, U, L', U', L. E come potete vedere, applicando l'algoritmo numero 2, noi siamo riusciti ad inserire il cubetto rosso qua in basso e nello stesso tempo posizionarlo con il verde e con il bianco. Allora, siamo quasi arrivati alla fine degli esempi, andiamo ad applicare l'esempio numero 3, ovvero quello là dove bisogna effettuare in alcuni casi la rotazione di un singolo lato due volte. Ok, allora, lato da prendere in considerazione: io per esempio devo invertire questo cubetto centrale. Il primo strato completato, cubetto centrale, questo qua lo devo invertire, ovvero bianco di qua e blu alla mia destra. Quindi bianco a sinistra e blu a destra, dobbiamo invertirlo. Come posiziono il cubo? Dato che dobbiamo partire da un lato destro, come indica l'algoritmo, la mossa scritta, quindi questo cubetto io lo posiziono in questo modo qua, sul mio lato destro, e vado ad applicare quell'algoritmo. Quindi come bisogna partire? Così, sul lato destro, ed andiamo ad applicare quel tipo di algoritmo scritto. Quindi R, U, R, U2, R, U2, R', U, F', U', F. E come potete vedere, con quell'algoritmo io sono andato a posizionare il cubetto qui nella parte centrale, facendolo combaciare bianco con bianco e blu con blu. Allora ragazzi, in questo primo video abbiamo visto come leggere e scrivere le mosse del cubo di Rubik,
Devo dire che neanche per me all'inizio è stato facile, ma ho dovuto imparare almeno a leggere le mosse del cubo di Rubik per poi applicarle. Quindi, se anche voi imparerete a leggere e scrivere le mosse del cubo di Rubik, beh, siete già avanti e potete già seguire i miei video successivi. Quindi, se questo primo video dedicato alla serie del cubo di Rubik vi è piaciuto, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, fatemelo sapere con un like, quindi sfondate di like quel pulsantino, ma soprattutto, eccola qui che parte l'animazione. L'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che potete seguirmi anche su Instagram. Qua in basso nella descrizione @mythicalsnake ve lo ricorda anche l'animazione, perché è diventato il social primario là dove posso stare in contatto con tutti voi. Questo video finisce qua e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube. Ciao!